Mi chiamo Nicolas, sono architetto e docente universitario. Mi occupo maggiormente di progettazione architettonica presso lo studio di architettura Zaha Hadid Architects a Londra. Insegno design computazionale parametrico all'Università di Bologna. Qual è l'aspetto più interessante del tuo lavoro? La cosa che mi piace di più del mio lavoro è senz'altro la possibilità che questo mi dà di espandere le mie conoscenze a 360 gradi. Quando penso alla figura dell'architetto, penso a colui che è in grado da una parte di applicare rigore e metodo, e dall'altra di applicare in parallelo invece creatività ed intuito. Mi piace l'essere architetto per la quantità di opportunità che mi offre costantemente e la possibilità che mi dà di alimentare la sete di conoscenza, quella che è dentro ognuno di noi, no? Qual è l'aspetto meno piacevole del mio lavoro? La cosa che mi piace di meno del mio lavoro, per così dire, penso possa essere il fatto che tutto l'impegno e la dedizione che vi vengono messi spesso non hanno un riscontro nell'immediato. Bisogna avere molta pazienza. Ecco, mi sono reso conto sin da subito che quella dell'architetto non è una strada facile. Tuttavia, mi sento però di dire che diventare architetto può portare anche grandissima gratificazione. Sicuramente è una di quelle professioni che possono ripagare i sacrifici come poche altre. Qual è stato il momento più difficile della mia carriera? Cosa più difficile che ho dovuto affrontare nella mia carriera, direi per adesso, è stato il dover portare avanti in parallelo da una parte la mia tesi di laurea e cercare di finirla nei tempi prestabiliti e dall'altra preparare l'ammissione per un master di secondo livello. Qual è stato il momento più gratificante nella mia carriera? La cosa più gratificante che ho provato nella mia carriera è stato, in linea con quanto detto precedentemente, l'aver conseguito nei tempi prestabiliti la tesi di laurea e successivamente vincere con la stessa tesi il premio Giacomo Venturi per la miglior tesi in architettura ed essere ammesso al master di secondo livello negli Stati Uniti all'Università di Harvard, dove poi successivamente appunto ho deciso di proseguire i miei studi. Per quale motivo vale la pena di diventare un architetto? Vale la pena di essere architetto perché molto spesso dopo i momenti più difficili arrivano poi le gratificazioni più importanti. Non da meno potete vedere realizzato ciò che inizialmente magari sarà una semplice idea estemporanea presente nella vostra mente o uno schizzo su un foglio di carta. Sarete voi a progettare un futuro diverso. Pertanto, credo che diventare un architetto sia anche un atto, soprattutto un atto di responsabilità. Significa voler prendere attivamente parte alla costruzione del futuro dell'umanità. Credo che questo non sia da tutti.